Sentiamo, sentiamo, eccoci. Buon pomeriggio. Buongiorno. Bene, siamo pronti a iniziare. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti per questo appuntamento. Prima di cedere la parola a voi a Roma per un indirizzo di saluto del dottor Pasquali, volevo brevemente presentare le persone che sono qui oggi presenti in ambasciata, a iniziare dalla nostra segretaria, il direttore esecutivo della World Bank, dottor Piero Cipollone, il dottor Comunale della World Bank, il dottor Bardi, sono presenti anche il consigliere Romeo, responsabile del nostro ufficio economico, commerciale e scientifico presso questa ambasciata. Grazie a tutti, grazie ai collaboratori tecnici per questo collegamento e credo che abbiate pronto l'intervento del dottor Pasquali. Prego. Sì, allora buon pomeriggio a tutti. Io sono Maurizio Cuppone, qui a mio fianco abbiamo Marco Felisati, che è il vice direttore dell'area internazionalizzazione Europa di Confindustria, e il professor Donato Di Gaetano. Siamo in attesa di essere collegati via conference call con il nostro amministratore delegato, quindi chiedo alla regia possibilmente di mi fanno segno che non è pronto, se non ho capito male. Però comunque noi magari facciamo parlare direttamente l'ambasciatore e poi quando il nostro amministratore sarà pronto interverremo. Quindi lascerei nuovamente la parola a Washington, prego. Buongiorno a tutti, qualche volta le magie della tecnologia fanno sì che è più facile parlare tra Roma e Washington che non su collegamenti più vicini, ma sono molto lieto a questo punto di subentrare io e di portare dall'ambasciata d'Italia a Washington un saluto a tutti i partecipanti, quindi buongiorno a coloro che sono qui con me all'ambasciata a Washington e buon pomeriggio a tutti voi che siete invece collegati da Roma. Sono molto lieto di poter presentare oggi questa iniziativa che mira a promuovere un comparto industriale che è assolutamente prioritario come quello delle energie rinnovabili e delle green technologies, che sono settori nei quali l'ambasciata, d'intesa con gli amici della Banca Mondiale, lavora molto, molto strettamente. Ed è importante questo perché è un settore nel quale la nostra industria è all'avanguardia e quindi il nostro paese può essere orgoglioso per le eccellenze che riusciamo ad esprimere. L'iniziativa di oggi, dicevo, è importante e si inquadra anche nel contesto delle iniziative che il Ministero degli Esteri, usando anche delle modalità che sono volutamente innovative, sono iniziative che la Farnesina sta sviluppando per dare un sostegno concreto e tangibile alla internazionalizzazione delle nostre imprese. E nello specifico, vengo al punto di oggi, per rafforzare la partecipazione delle nostre imprese ai progetti che sono finanziati dalla Banca Mondiale e in particolare dall'AIFC. Quindi l'obiettivo della discussione di oggi è quella di fornire delle soluzioni pragmatiche, concrete, per aprire nuove strade e per dare opportunità a tutti voi, imprenditori che siete presenti oggi a Roma, ma anche a tutti coloro che successivamente avranno accesso a questo evento una volta che sarà registrato e disponibile in rete, cosa che ovviamente intendiamo fare. Ovviamente per avere risultati concreti è importante che agiamo in maniera molto coordinata e molto articolata e quindi è un'azione che dovrà coinvolgere un po' tutto il sistema d'Italia e questo è un aspetto al quale l'ambasciata d'Italia a Washington è molto molto attenta, fare sinergie tra le diverse forme della presenza italiana in questo grande paese, in questo grande mercato che sono gli Stati Uniti. Ed è per questo che l'ambasciata vuole lavorare in strettissimo raccordo con gli interlocutori che sono oggi presenti qui a Roma e presenti qui a Washington. Quindi vorrei ringraziare molto calorosamente Confindustria, vorrei ringraziare il GSE, ma anche i rappresentanti e gli esponenti italiani presenti presso le istituzioni
istituzioni finanziarie internazionali di Washington e in particolare il mio saluto va al direttore esecutivo italiano presso la Banca Mondiale, il dottor Cipollone. Infine vorrei sottolineare l'importanza particolare che riveste la strategia di internazionalizzazione per lo specifico settore industriale che voi imprenditori rappresentate oggi in questa riunione. È un settore, come dicevo inizialmente, all'avanguardia, è un settore che sta facendo registrare una crescita, un rafforzamento, nonostante le difficoltà che tutti conosciamo, il momento economico e finanziario non è facile, ma credo che le misure e le policies che sono state implementate abbiano in qualche modo favorito lo sviluppo e l'affermazione di aziende in questo settore di grande livello tecnologico e come sono le vostre. E quindi sono imprese, quelle di questo settore, che in particolare sono chiamate a impegnarsi per cogliere le sfide, ma anche le opportunità internazionali e per affrontare la competizione globale. Perché in effetti è una grande sfida, ma è anche una grande opportunità, non soltanto per voi, non soltanto per le vostre attività economiche e industriali, per il vostro business, che è una cosa che a noi sta molto a cuore, ma anche per il gruppo della Banca Mondiale che è qui rappresentato oggi. Perché credo che le istituzioni finanziarie internazionali come la Banca Mondiale sono chiamate poi a tradurre i loro progetti, le loro policies, le loro iniziative facendo riferimento proprio alla vostra expertise, al vostro riconosciuto know-how per assicurare poi il successo alle politiche di sviluppo che loro intendono sviluppare. Quindi io ringrazio ancora tutti per la partecipazione a questo evento, spero che si traduca in iniziative molto concrete di partecipazione delle nostre imprese e progetti della Banca Mondiale, spero che si traduca in iniziative molto specifiche e alla fine in un business vero e in sistema del nostro paese. Vi ringrazio ancora e auguro a tutti una fruttuosa giornata di lavoro. Grazie molte. Maurizio, se è pronto il collegamento con il dottor Pasquali? Il collegamento mi fanno cenno che non è pronto, abbiamo dei problemi tecnici, però intanto andiamo. Assolutamente sì, quindi diamo la parola a Marco Felisati, grazie. Prego. Grazie dottor Cupone. Scusate, ci sono? Sì, forse è meglio che me lo avvicino. Grazie mille. Mi unisco innanzitutto ai ringraziamenti in primo luogo al GSE per ospitarci in questa bellissima sede che vedo per la prima volta, l'ambasciatore Bisognero e i colleghi dell'ambasciata e i rappresentanti italiani nelle istituzioni internazionali, in particolare il dottor Cipollone e l'amico Tindaro Paganini. Sono sinergie sempre più forti, come ha sottolineato l'ambasciatore, quelle che il sistema paese e il sistema delle imprese persegue con determinazione in settori chiave come quelli che voi rappresentate. Settori chiave non è un'espressione retorica, lo sono in maniera sostanziale per la crescita economica a livello globale, lo sono per la creazione di posti di lavoro specializzati, lo sono per la loro capacità di attrarre investimenti e di suscitare poi partnership pubblico-private. Sono settori chiave perché compaiono negli assi prioritari delle strategie di tutti gli attori internazionali e globali. Basti guardare le conclusioni dei G20 o i policy paper delle Nazioni Unite o gli strategy paper della stessa Unione Europea. Sono settori, mi riferisco a una pluralità di settori perché vorrei ricongiungermi più tardi con il concetto di filiera che l'audience che abbiamo davanti oggi rappresenta in maniera esemplare. Sono settori chiave negli
negli accordi bilaterali che l'Unione Europea intrattiene con i partner economici e commerciali mondiali. Poi il pensiero va chiaramente in maniera diretta ai negoziati in corso con il TTIP, la Transatlantic Trading and Investment Partnership con gli Stati Uniti, ma lo sono anche con altre aree geoeconomiche del pianeta. Sono settori cruciali perché sono anche al centro di contenziosi, di dispute di carattere commerciale, e qui il mio riferimento è evidentemente agli ultimi casi, per esempio, di adozione di dazi antidumping, o meglio di mancata adozione, sui pannelli solari provenienti dalla Cina. Insomma, vi è una pluralità di ragioni per cui l'attenzione di Confindustria si è rivolta al vostro settore. E come ha ricordato l'ambasciatore più che opportunamente, un settore che esprime delle eccellenze che possono far scuola in tutto il mondo, ma che purtroppo sono ancora sottorappresentate in termini di accesso ai finanziamenti, alle opportunità messe a disposizione dalle istituzioni finanziarie internazionali. Ecco che l'obiettivo di questa iniziativa, che si inserisce per quanto ci riguarda in un filone di attività che stiamo espletando con gli amici della Banca Mondiale e che interessa diciamo, un novero di attività piuttosto esteso, del quale non voglio raccontarvi oggi, ma che essenzialmente volge ad accorciare le distanze fra voi operatori e un complesso ma non irraggiungibile sistema di agevolazioni, di finanziamenti e di opportunità che i relatori di oggi vi illustreranno nel dettaglio. In un'ottica che noi riteniamo win-win in tutti i sensi, là dove gli obiettivi, per esempio, della cooperazione allo sviluppo incontrano in maniera totale quelli dell'internazionalizzazione delle imprese. Questa cesura, questo tabù fra obiettivi di cooperazione allo sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese sono caduti da tempo ed è ora che il sistema paese dell'Italia ne tragga vantaggio quanto lo fanno altri importanti partner europei. Io mi fermo qui perché il mio non vuole essere altro che un brevissimo indirizzo di saluto, non voglio togliere tempo prezioso al dibattito che ritengo sarà invece molto interessante. Ricordo solo che, ecco, se vogliamo, per noi la criticità in questo genere di iniziative è quella più banale, quella a cui nessuno pensa, ovvero sia il tracking dei risultati. Cioè, noi cerchiamo di portare, di accorciare queste distanze il più possibile, poi ci farebbe anche piacere sapere quante aziende, dopo queste esperienze di approfondimento, di formazione, si avvicinano con maggiore o minore successo ai finanziamenti internazionali. Ecco, questo è un compito che ci ripromettiamo magari nel tediarvi un po' dopo, fra 6 mesi, 8 mesi, un anno, per sapere se la nostra, come dire, catechesi ha prodotto degli effetti. Vi ringrazio ancora e ridò la parola alla regia, questo è proprio il caso di dirlo, grazie. Grazie. A questo punto vorrei dire due parole io, ma davvero un minuto, per stressare un po' il concetto del perché siamo qui e perché c'è Confindustria al nostro fianco, perché questa vi invito a considerarla come la casa delle rinnovabili e dell'efficienza energetica. Non sentite, ora dovreste sentire. Abbiamo questo progetto corrente che mira a guardare da qui a un decennio di cosa sta succedendo nel mercato delle rinnovabili, dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile. Abbiamo numerosi gruppi di lavoro su diversi mercati che voi ci avete proposto e quotidianamente vi supportiamo assieme alle istituzioni da un punto di vista tecnico. Quindi noi siamo, potete considerarci come un vostro supporter, un consulente tecnico per affrontare delle sfide sui mercati internazionali, assieme a dei partner come Confindustria. Nell'ottica di questa collaborazione noi ci accingiamo nel mese di ottobre a rinnovare il nostro accordo con Confindustria, che tra un po' scadrà, proprio per misurare e valorizzare ancora di più la competitività delle imprese nei mercati internazionali. Quindi questa è la vera motivazione. Noi vi abbiamo sottoposto un questionario prima di venire qui e sarà un'azione pressante nei prossimi mesi, perché per noi è molto importante
capire su ognuno di voi che tecnologia coprite, come posizionarvi su un determinato mercato e come poter lavorare in filiera, perché il concetto di filiera è il concetto che sta emergendo e che negli altri gruppi di lavoro, Arabia Saudita, Cina, India, America Latina, sta avvenendo come un elemento dirimente per certi aspetti. Quindi verrete in qualche modo identificati uno ad uno, perché per noi è necessario capire che compagine imprenditoriale si interfaccia a noi e assieme fare squadra per riuscire a competere anche in mercati altamente competitivi come quelli di cui oggi, insomma, ci accingiamo a avere delle informazioni di base, ma seppur comunque che danno un'idea di cosa andremo ad affrontare nei prossimi mesi. Lascerei ora la parola direttamente a Christian dall'ambasciata a Washington, che riprenderà per quanto riguarda la regia su Washington con l'intervento di dottor Piero Cipollone, se non vado errato. Sì, grazie Maurizio, eventualmente se successivamente sarete in grado di risolvere il problema con certo. Il dottor Pasquale, probabilmente collegarsi con il momento. Direi a questo punto cederei la parola al direttore esecutivo della Banca Mondiale, il dottor Piero Cipollone, per una presentazione sul tema delle forze dell'attività del gruppo World Bank nel settore energetico e zamati. Buon pomeriggio a tutti, lascerei ringraziare i colleghi dell'ambasciata per aver organizzato questo importante incontro, anche ringraziare i colleghi Lucio Monari, dottor Rappi della Banca Mondiale e dell'IRC per essere intervenuti. Io vorrei fare un intervento che inquadra la discussione di oggi, spiegare qual è la logica per cui la Banca Mondiale si occupa di energia all'interno e qual è la ragione alla luce degli obiettivi di lungo periodo della Banca Mondiale. La mia prima slide è una fotografia dell'ingresso a 1818 di H Street di Washington, è l'ingresso della Banca Mondiale. Come vedete l'obiettivo della Banca Mondiale è ben scritto con il caso di questo ed è un mondo privo di povertà. Ma che vuol dire questo in termini? In che cosa si concretizza? Si concretizza in due obiettivi fondamentali all'interno di un quadro di sostenibilità. L'obiettivo che la Banca Mondiale si tratta è quello di ridurre entro il 2030 la povertà estrema, che significa il numero di quelli che vivono con meno di $1.25 al giorno, sotto il 3%. Questo è il primo obiettivo. Contemporaneamente il secondo obiettivo è quello di una crescita, come dire, più inclusiva, vale a dire che questo obiettivo, la riduzione della povertà, si deve coniugare a una maggiore inclusività, a una migliore distribuzione del reddito per evitare che ci siano grandi squilibri fra i ricchi e i poveri dentro il paese, perché abbiamo visto che questo può generare, può impedire una crescita più poverina, con situazioni di grande squilibrio nella distribuzione del reddito possono generare instabilità macroeconomica e instabilità sociale. Quello che abbiamo visto nei paesi arabi negli ultimi anni sono una chiara indicazione di questo, quando le opportunità non sono disponibili a tutti, questo può generare grande instabilità sociale. Il grande errore che in passato si è fatto è quello di pensare che le risorse fossero infinite. La banca è chiarissima a questo punto che la sostenibilità dello sviluppo nel lungo periodo è un piccolo essenziale. Quindi tutti questi due obiettivi di cui ho parlato finora si devono inquadrare all'interno di un quadro di sostenibilità, che significa essenzialmente lasciare alle future generazioni un mondo che sia almeno quello che abbiamo ereditato, che non sia devastato dal punto di vista ambientale, che non sia carico di debiti, che non sia carico di tensioni sociali. Quindi il quadro di sostenibilità significa questo, lasciare alle future generazioni le stesse opportunità che noi abbiamo ricevuto da costruire. Sono obiettivi ragionevoli? Questa è la spiegazione, questo è un quadro della situazione ad oggi, questo è il tasso di povertà nel mondo diviso per alcuni paesi. In meno di 20 anni, in 30 anni abbiamo ridotto il tasso di povertà dal 50% a circa il 20%.
Questo grazie soprattutto ai progressi che sono stati fatti in Cina, perché come vedete la linea blu è il tasso di povertà che ancora permane nei paesi dell'Africa, siamo ancora, i progressi sono stati quindi in Africa c'è il 50% della popolazione che vive con meno di $1.25. La sfida quindi per quanto riguarda il primo obiettivo della Banca Mondiale si trova essenzialmente in quei paesi. È raggiungibile questo obiettivo. Se voi guardate la linea lì si vede che la povertà si è ridotta di circa un punto percentuale all'anno negli ultimi 30 anni. Il che significa che se noi continuassimo su questo trend saremmo in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati. Tuttavia negli ultimi anni il mondo ha sperimentato, soprattutto nell'ultimo decennio, tassi di crescita nei paesi di sviluppo straordinari, pensate al caso della Cina. È difficile che queste stesse performance si ripetano nei prossimi 15 anni e pertanto l'obiettivo del 3% è un obiettivo difficile da raggiungere se non ci sono politiche adeguate specifiche. Brevemente sulla share prosperity, cioè quello che ha a che fare con una migliore distribuzione del reddito. Questa è una slide un po' difficile, ma insomma fa vedere che in alcuni paesi la distribuzione del reddito negli ultimi anni è peggiorata. Cioè è aumentata enormemente la distanza tra i ricchi e i poveri. I paesi sotto la parte bianca, sotto la diagonale, diciamo, sono i paesi dove è peggiorata nettamente la distribuzione del reddito. Come vedete ci sono molti dei paesi che hanno avuto le front page dei giornali, l'Indonesia, il Sudafrica, la Cina, la Russia. In questi paesi la distanza tra i ricchi e i poveri è aumentata, non è affatto diminuita, nonostante la riduzione della povertà. In altri paesi come il Messico e il Brasile la distanza si è accorciata grazie a politiche specifiche adottate in quei paesi, non ultimo quello che si chiama il conditional cash transfer, cioè politiche che incoraggiano la popolazione ad avere comportamenti virtuosi come mandare i figli a scuola oppure a presentarsi alle visite. Ma come si fa ad ottenere, e arriviamo a fra un minuto al problema dell'energia, ma vorrei inquadrare questa alla luce della tematica più grande di come si fa a sostenere lo sviluppo. Come si fa ad ottenere la riduzione della povertà e al contempo una migliore distribuzione del reddito? Si fa attraverso creando buoni posti di lavoro. Insisto, buoni posti di lavoro. Questa slide è un po' difficile da leggere, ma in sostanza racconta come diversi paesi hanno ridotto la povertà. Le barre sono di diversi colori, il colore su cui concentrarsi è il colore rosso, che spiega qual è il contributo del mercato del lavoro alla riduzione della povertà. Come vedete in tutti i paesi, gran parte del contributo viene dal mercato del lavoro. Il significato politico di questa indicazione è che per risolvere i problemi di povertà e di migliore distribuzione del reddito dobbiamo creare posti di lavoro di buona qualità, dove di buona qualità significa che paghino salari decenti in condizioni dignitose dal punto di vista umano e della sostenibilità. E come si fa a creare posti di lavoro? Qui ho messo tre indicazioni. La prima ovviamente è la slide a sinistra del cartello. Fare in modo che i bambini possano andare a scuola in pari. La seconda ovviamente sono infrastrutture, perché senza infrastrutture è difficile quello di mandare i bambini a scuola, se non hai l'elettricità è difficile quello di studiare la sera. Ovviamente in un quadro di sostenibilità ambientale, perché altrimenti rischiamo di andare a sbattere contro i limiti allo sviluppo di cui abbiamo imparato a conoscere gli effetti negativi. E veniamo al quadro un po' più preciso dell'accesso all'energia, qual è la situazione attuale. Questa slide fa vedere qual è la distribuzione della popolazione nel mondo che non ha accesso all'energia. Ad oggi, mi sto riferendo alla prima colonna, l'ultima riga, vedete che nel mondo c'è 1.258 milioni di persone che non hanno accesso all'energia. 1.258 milioni di persone. Moltissime di questi sono ancora localizzati in Africa. Metà della popolazione di questo miliardo e due in Africa. Il 57% della popolazione in Africa non ha accesso. L'altro pezzo della strada è ancora più interessante perché fa vedere qual è l'accesso a
moderne cucine, strumenti per cucinare, che è un fatto fondamentale se ci pensate, perché significa dire qual è, come la gente cucina il cibo, come si riscalda, eccetera. Come vedete ci sono quasi 2 miliardi e 700 milioni di persone che non hanno accesso a moderni strumenti per cucinare, quindi cucinano essenzialmente con la legna, con strumenti analoghi. Pensate al tempo che ci vuole per procurarselo, ai problemi ambientali, ai problemi di inquinamento negli ambienti, con tutti i problemi sulla salute. Si stima che un numero elevato di bambini abbia problemi di respirazione polmonare per questa ragione. Quindi questa in questo momento è la situazione sull'accesso all'energia, e questo vi dice quanto è importante il settore in cui lo si è inserito. Se non si riesce a dare energia a questo miliardo di 200 milioni, se non si riesce a dare un accesso a strumenti moderni per cucinare a quel miliardo e 700 mila persone, gli obiettivi della Banca Mondiale restano di sogni piuttosto che delle strategie per servire. Questa è la frase successiva, è una visualizzazione di qual è la situazione di questo mondo. Questo è il mondo di notte, fa vedere chiaramente chi ha, chi non ha l'energia. Guardate l'Africa, sembra un posto come probabilmente era l'Europa 50 anni fa. Energia non significa solo accesso, significa anche una energia, affidabile. Ci sono delle stime che dicono che in 125 paesi in via di sviluppo ci sono continue interruzioni nell'energia, tipo 20 ore al mondo. Questo ha dei costi enormi. Ci sono delle stime che dicono che i costi di un inefficiente uso dell'energia sono alti, possono arrivare fino al 5%. In questo quadro che cosa vuole fare la Banca Mondiale rispetto all'energia? Quindi questo mi permette poi di passare la palla ai colleghi. Gli obiettivi che la banca si è dato sono 3 e ricalcano perfettamente quelli dell'ONU. Uno è accesso universale all'energia, secondo ovviamente è accelerare l'efficienza energetica, perché voi sapete che un terzo circa dell'energia prodotta viene dispersa proprio nell'aspetto della trasmissione, e questo è particolarmente caro a questa discussione, raddoppiare il contributo dell'energia rinnovabile entro il 2030. Questa è la roadmap. Ovviamente questi sono gli obiettivi. Gli obiettivi però si devono confrontare con i mezzi. Allora, per fare quello che in questa slide io cerco di spiegare le necessità e quali sono gli strumenti a disposizione della Banca Mondiale in termini di risorse finanziarie. Si stima che attualmente nei tre profili che abbiamo detto si investono circa 400 miliardi di dollari all'anno. Questi tre settori che abbiamo detto, accesso all'energia nei paesi in via di sviluppo, accesso all'energia, efficienza energetica e rinnovabili, circa 400 miliardi. La miliardi all'anno. Si stima che per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati bisogna portare questi investimenti da 400 miliardi a 1,2 trilioni all'anno, vedete, un incremento di 800 miliardi all'anno. Ovviamente è il gran parte di questi soldi vanno investiti in efficienza energetica rinnovabile. Ora, a fronte di questo enorme fabbisogno, quanti sono i soldi che la Banca Mondiale può mettere a disposizione? Lo vedete nella tabellina, di fianco. Il totale, mi riferisco all'ultimo numero in basso a destra, totale di quello che la banca può mettere a disposizione, ha messo a disposizione nel 2012, e quindi insomma più o meno l'ammontare, è circa 8 miliardi e 200. Cioè una goccia in questo mare. Una goccia in questo mare. Se nella slide successiva si vede la ripartizione, in particolare per le energie rinnovabili, quello che la banca, tutto insieme il gruppo Banca Mondiale, ha messo a disposizione sono 3 miliardi. Voi capite bene che c'è un divario enorme, è una necessità e mezzi a disposizione. E allora che cosa si fa?
siamo dei velleitari o c'è qualcosa che si può fare? La logica è che quando hai risorse scarse le devi utilizzare per farne migliori usi. E per farlo la banca è chiaramente capito che bisogna concentrarsi sui vantaggi comparati della banca. E quali sono i vantaggi? Uno, concentrarsi nello sviluppare e integrare il mercato. Ci sono delle cose, poi vi farò vedere un esempio, ci sono delle situazioni dove il mercato da solo non riesce a superare le barriere, in particolare per esempio quando si tratta di mettere in connessione paesi che hanno strutture diverse, che non commerciano tra loro, che hanno difficoltà a relazionarsi, a metterli insieme per sfruttare i relativi vantaggi comparati. Questa è un'area in cui la banca intende investire. Non ci vogliono tanti soldi, ci vuole potere politico e capacità di mettere insieme gli attori. E questo è il primo punto. Secondo, lavorare e continuare a lavorare sempre di più sugli aspetti regolatori per favorire gli investimenti privati. Gran parte delle utilities che gestiscono in giro per il mondo, gran parte delle aziende che gestiscono la distribuzione elettrica hanno grandi difficoltà finanziarie, perché il quadro regolamentare è fragile e in questo caso ovviamente è difficile, difficilissimo attirare investimenti privati. Noi vediamo alla banca in continuazione progetti per aiutare, per migliorare il quadro regolatorio, per permettere poi agli investimenti privati, senza i quali ovviamente non saremo mai in grado di colmare quel gap finanziario di cui ho parlato prima. Costantemente bisogna lavorare su questo aspetto. Un altro aspetto fondamentale è sull'efficienza. Si stima che ogni anno si spendono 1,5 trilioni dollari per sussidi a fossil fuel. In Egitto si stima che sia l'8% del GDP. Ovviamente, se non si affrontano problemi di questo tipo, cioè per spostare gli incentivi da e investire in situazioni che siano più favorevoli allo sviluppo di energie rinnovabili, se non si riaggiustano gli obiettivi e gli incentivi, è difficilissimo che il settore privato possa investire in questo. Come si fa? È particolarmente complicato perché ovviamente richiede una visione che travalica il solo settore energetico, perché ovviamente quando uno parla di sussidi a fossil fuel, questo implica tutto un problema complessivo di safety net nei vari paesi, quindi non può essere affrontato settorialmente, è un problema che solo chi ha la visione globale dello sviluppo di quel paese può fare. Questo qui la banca ha un vantaggio comparato che nessuno altro ha, perché riesce ad avere un dialogo complessivo col paese. Ovviamente c'è il classico tema che vi interesserà particolarmente, che è quello dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, e qui IRC ha un ruolo straordinario e fondamentale, perché IRC è su questi mercati, su carriera di sviluppo da 50 anni, conosce benissimo tutti gli attori, sa con chi dialogare, e quindi soprattutto quando uno entra in mercati difficili, un partner fondamentale non tanto dal punto di vista finanziario, ma quanto della conoscenza, della garanzia anche politica che si può dare, è fondamentale. Voglio finire dandovi due esempi, ecco, di che cosa vuol dire lavorare su progetti transformational, come dire, dove non ci vogliono tanti soldi, ma ci vogliono potere politico e capacità di mettere in piazza. Questo è un progetto che abbiamo approvato qualche mese fa alla Banca Mondiale, si chiama Casa 1000. Che cos'è? Le linee rosse, vedete ci sono linee rosse, queste sono delle linee di trasmissione, sostanzialmente si prende energia idroelettrica dal Kirghizistan e dal Tagikistan e la si porta in Afghanistan e in Pakistan. Questo progetto, in Asia centrale c'è eccesso di energia durante la primavera e l'estate quando ci sono gli acciai lasciano acqua e questa energia può essere trasportata e venduta a Pakistan e Afghanistan che invece ne sono in costante carenza di energia. Ecco, l'investimento complessivo pare che siano
1.300.000.000 di dollari, la banca ci mette forse meno di un terzo di questi soldi. Però qual è il valore aggiunto che la banca è riuscita a mettere insieme 5 paesi, farli parlare per riuscire a fare qualcosa che da fuori questi paesi non erano mai riusciti a fare? Questo è il valore, non è tanto un problema di soldi, non è tanto. Ovviamente parlando di linee di trasmissione, di efficienza, lo spazio per le imprese italiane in questo progetto è enorme e noi abbiamo dato, come dire, visibilità a questo e chiaramente siamo pronti a dare tutte le informazioni se c'è qualcuno interessato. Immaginate i problemi connessi alla misurazione, alle smart grid e così via legate a questo. L'altro progetto di cui voglio far vedere è un progetto idroelettrico ed è particolarmente interessante soprattutto per gli sviluppi. Questo è il progetto che si chiama Enga 3. Inga è un sito che sta nella Repubblica DRC del Congo. Questo che vedete è il fiume, la prima slide è la situazione attuale, questo è il fiume Congo a 100 km a ovest di Kinshasa, verso il mare. In questo sito si stima che ci sia una potenzialità idroelettrica pari a 50 gigawatt, che per capirci è circa 4 quinti della capacità installata dell'Eni, tanto per darvi via. Questa è la potenzialità idroelettrica. In questo momento questo sito è sfruttato pochissimo, ci sono solo 2 dighe, peraltro la prima è stata fatta dagli italiani, non mi ricordo qua. Ecco, l'idea in questo particolare progetto è quella di sfruttare la struttura del luogo per creare un bacino aggiuntivo, fare una diga alla fine di quel bacino per produrre circa 5 gigawatt, 4.800 megawatt di energia da trasportare, di cui 3.000 andranno trasportati in Sudafrica, 1.000 a Kinshasa e 1.000 in Zambia. Questo progetto vale, solo questo progetto vale circa 12 miliardi di dollari. La banca finanzierà solo la parte di costruzione delle opere civili, cioè del canale per trasferire l'acqua nel bacino e la diga. Credo stiamo parlando di 2.5 miliardi di dollari. Il resto saranno soldi dell'anno. In questo sito in particolare si stima che nei prossimi anni, per realizzare tutto il potenziale elettrico di questo sito, arriveranno 100 miliardi di dollari. Questo è un invito alle imprese italiane a guardare attentamente a questo, ma questi sono solo 2 esempi dei progetti transformational che il gruppo Banca Mondiale intende fare per cercare di risolvere quei problemi che abbiamo davanti. Grazie a tutti. Grazie dottor Simonone. Adesso cederò la parola al dottor Colai, che è un'integrazione nel settore energy della World Bank. Dopodiché lascerei spazio a una sessione di domande, probabilmente ci saranno alcuni disponibili in sala che vorranno approfondire gli aspetti descritti e altri tanti temi. Quindi adesso passerei la parola al dottor Colai. Prego. Buon pomeriggio, siamo un Somari e dirigo un gruppo nel settore energia della Banca Mondiale e particolarmente in Sub-Saharan Africa. E la mia presentazione oggi sarà su alcune tecnologie specifiche probabilmente che sono più a cuore a voi e particolarmente dell'eolica e del solare. La presentazione avrà 3 parti, un po' il contesto strategico, poi parlando un pochino di più dell'attività della Banca Mondiale in questo settore e poi particolarmente nella regione in cui io lavoro. Penso che tutti sappiano bene che queste tecnologie hanno avuto un aumento di penetrazione notevole negli ultimi anni. E attualmente sfortunatamente però la percentuale totale nel mondo del solare e dell'eolico rimane nell'energy mix con abbastanza basso e
no? rispetto alle potenzialità che queste tecnologie hanno. Queste due grafici illustrano la tassa di aumento, per esempio, del solare negli ultimi anni, che è stata più dell'11% all'anno, e quella dell'eolico del 25%. Ma la tassa, la percentuale che queste tecnologie hanno nell'energy mix dei paesi è ancora abbastanza minima. E rappresenta più o meno lo 0,5% del consumo totale di energia, quindi molto, molto limitato. La seguente tabella mostra un paio di cose interessanti. Il primo fattore è che il costo dei pannelli solari e dell'energia eolica è continuato a scendere drammaticamente negli ultimi 20 anni. Come si vede, per esempio, per il solare è diminuito probabilmente del 60% negli ultimi 3 anni, da un costo di 3,4 dollari per watt al 1,3 nel 2011, e sappiamo bene che queste tendenze stanno continuando. E simile l'energia eolica è continuata a scendere in termini di costo del 14% annuale composto negli ultimi 20 anni, quindi notevolmente. Ovviamente sappiamo bene che anche se questi sono fattori molto importanti e decisivi nelle potenzialità di penetrazione di queste tecnologie, sfortunatamente ci sono ancora molti problemi. Uno è quello del finanziamento, che rimane molto difficile nei paesi in cui operiamo, soprattutto nei paesi di reddito piuttosto basso, il finanziamento rimane molto difficile. E la seconda parte è che, come il dottor Cipollone aveva menzionato precedentemente, il mandato della Banca Mondiale, soprattutto nei paesi dell'Africa, in molti paesi in cui operiamo, è quello di raggiungere l'universal access, dare energia a tutti, e questo ovviamente comporta un sacco di problemi, e tra quelli anche il fatto che le energie non rinnovabili sono ancora, soprattutto quelle più disponibili, sono ancora intermittenti e quindi non hanno la possibilità ancora a livello commerciale di competere nella provvisione di elettricità per tutto il giorno. La seconda parte di questa presentazione darà una visione un po' più globale su quelle attività che la Banca Mondiale sta facendo. In questa tabella abbiamo le 6 regioni in cui la banca è divisa, che sono il sud-est asiatico, che nella riga iniziale classificata come EAB, l'Europa dell'Est e l'Asia centrale, l'America Latina, il Medio Oriente e Nord Africa, il Sud Asia e l'Africa subsahariana. E come vedete queste palline danno un'idea dell'importanza che la Banca Mondiale dà sulle differenti tecnologie. Come il dottor Cipollone aveva menzionato precedentemente, l'energia, efficienza energetica e renewable energy è molto importante. Possiamo notare, per esempio, sulla penultima riga che dal punto di vista dell'accesso, le regioni in cui la banca si concentra molto le sue attività sono il sud-est asiatico un po' Latino America per alcuni paesi, il Sud Asia che ha sicuramente con l'India un numero di popolazione, una popolazione molto elevata senza accesso, e ovviamente l'Africa. Questa tabella è un riassunto, se vogliamo, un po' di ripetizione su quello che il dottor Cipollone aveva menzionato prima, sui differenti componenti del finanziamento della Banca Mondiale, sulle differenti interventi. Sono soprattutto sulle energie rinnovabili, sull'efficienza energetica, sul concetto di trasmissione e distribuzione che è molto importante per riuscire a aumentare l'accesso, su alcune politiche che
con cui aiutiamo i paesi a trasformare i propri settori. C'è anche una componente di energia termoelettrica come vedete i finanziamenti sono abbastanza elevati e hanno continuato più o meno a rimanere sui 7-8 miliardi di dollari come iniziato presente nel quarto ciclo nord. Per questo esempio, parlando di energie non rinnovabili e di progetti piuttosto ambiziosi, questo è il progetto del Noah Complex in Marocco, che è la costruzione, involve la costruzione di 500 megawatt di concentrati solar power, che è una tecnologia parabolica a specchi, con cui la banca ha finanziato attraverso un fondo fiduciario che si chiama Climate Technology Fund di circa 200 milioni di dollari, la prima fase di 160 megawatt e la seconda e terza fase che è in processo di bidding, sulle due fasi di 150 e 200 megawatt. E questo è un progetto molto importante, probabilmente ne avete sentito molto parlare, perché è un progetto che consentirà al Marocco di vendere l'elettricità in Europa, includendo la Germania. Un altro esempio di progetto relativamente grande è quello dello Yemen, che è un paese, come voi sapete, abbastanza fragile dal punto di vista dell'economia, di 60 megawatt eolico, che sarà il primo progetto eolico nel paese e avrà un costo medio di circa 8,9 cents per kilowattora, che sono US cents, quindi è abbastanza è piuttosto competitivo. Abbiamo altre attività che stiamo facendo, per esempio nell'Africa, riferendo alla possibilità di aiutare i paesi a mappare le proprie risorse dal punto di vista eolico, dal punto di vista delle biomasse, idroelettrico piccolo e dell'eolico. E come vedete stiamo facendo alcune attività per circa 48 milioni di dollari su alcuni paesi, Indonesia, il Lesotho, Madagascar, le Maldive, il Pakistan, la Papua New Guinea, Tanzania, Vietnam, Tanzania. E queste attività probabilmente riusciranno nei prossimi due anni a identificare molti progetti che vorremmo al settore privato poter accedere e poter sviluppare. Abbiamo altri settori fondi fiduciari che stiamo utilizzando, soprattutto nel settore di off-grid, che sarebbero piccoli progetti non relati relazionati direttamente alla rete, ma indipendente. E come vedete abbiamo alcuni progetti. Questo progetto, per esempio, in Ghana è un progetto che aspira a portare piccoli strumenti di elettricità per luce e così via in varie situazioni, in varie comunità rurali. Una parola su questi Climate Investment Funds, che sono i fondi fiduciari che probabilmente nei prossimi 2-3 anni saranno assorbiti dal Green Fund, che attualmente è in fase di preparazione e di stabilimento in Corea. E sono due tipi di fondi: uno che si chiama Clean Technology Fund, che è circa 5 miliardi e mezzo di dollari, e poi ci sono una serie di fondi che sono strategici, che sono per circa 2,5 miliardi di dollari e che sono più dal punto di vista dell'adattazione al climate change, ma ce n'è uno in particolare che è sulle energie rinnovabili,
che è circa mezzo miliardo di dollari, che vorrebbe aiutare, vuole aiutare il finanziamento del settore privato e del settore pubblico in paesi di basso reddito per lo sviluppo di energie rinnovabili. Questa slide fa vedere che più o meno nel portafoglio del fondo fiduciario si parla di circa il 50% che è dedicato al settore eolico e al settore solare. Similarmente nel SREP, che è questo fondo pubblico, si sta parlando di circa 400 milioni di dollari che sono stati allocati ai differenti paesi per questi tipi di investimenti. Finalmente parliamo un pochino più specificamente di Africa e alcuni paesi, alcuni esempi del settore rinnovabili, nuove rinnovabili in Africa. Beh, il potenziale è enorme, il potenziale è di circa 1000 megawatt, di gigawatt, e questo potenziale è soprattutto nel settore solare e anche nel settore eolico. Il settore eolico è più concentrato nella parte est, mentre il settore solare è un po' dappertutto, ma sicuramente nei paesi relativi alla fascia del Sahara è molto presente. Il mio collega nella ESSI probabilmente parlerà un pochino più specificamente di alcuni progetti che stanno finanziando in alcuni paesi del Sahel. Attualmente la banca ha un portafoglio abbastanza grande di 100 miliardi di dollari in vari paesi in progetti relativi all'eolico e al solare. Sono progetti che sono normalmente off-grid, non sono grid, con un'eccezione, per esempio abbiamo recentemente approvato, il board ha recentemente approvato un progetto di garanzie al settore privato per lo sviluppo di rinnovabili in Uganda, che sono piccole idroelettriche, centrali idroelettriche, ma anche solari. Il nostro intervento, come il dottor Cipollone menzionava precedentemente, è lungo la filiera. Abbiamo molti paesi in cui operiamo, in questo caso per esempio dalla Nigeria, offriamo disponibilità, finanziamento e policy advice lungo tutta la filiera, dal sviluppo delle risorse, in questo caso soprattutto per la Nigeria parliamo ovviamente di gas naturale ma anche di solare. Quindi la generazione, specificamente come aiutare lo sviluppo del settore privato nella generazione di elettricità con alcune garanzie a alcune centrali finanziate dal settore privato, e stiamo anche studiando la possibilità di finanziare e di provare a provvedere garanzie a un progetto solare di circa 100 megawatt nel nord della Nigeria. E ovviamente come i nostri obiettivi sono relativi a aumentare l'accesso della popolazione all'elettricità, dal settore della trasmissione e distribuzione sono ovviamente molto importanti, e cerchiamo di provvedere finanziamenti anche in questi settori. Finalmente alcune situazioni rurali nel contesto della Nigeria, ma anche in tanti altri paesi africani, non permetterà l'arrivo della grid elettricity per molti anni, e qui dove le tecnologie off-grid, quelle indipendenti, possono essere molto di aiuto. Abbiamo un altro esempio della Tanzania che è molto simile. Passo questo esempio per essere un pochino più succinto e passare a un esempio di progetti molto più grandi, che in Sudafrica. Il Sudafrica, come sapete, ha aperto le porte alla regia rinnovabile qualche anno fa, e la banca nel 2012
scusate, ha approvato due progetti nel settore eolico e nel settore solare. Il settore eolico di 100 MW SRB è in costruzione e probabilmente sarà completato all'inizio del 2015. E nel solare siamo nel processo di tendering, è abbastanza avanzato e l'idea sarebbe completare il progetto nel 2019 e ancora consentire di solar power 100 MW e con la storage capacity che è molto importante nel contesto sudafricano per i problemi di accesso e di reliabilità della affidabilità dell'energia. Probabilmente posso saltare un paio di slide e mi fermo, vorrei solamente parlare del Lighting Africa, per concludere. Lighting Africa è un programma che la Banca Mondiale insieme alla ESI, quindi la Banca, il gruppo della Banca Mondiale, come gruppo ha promosso negli ultimi anni, ed è un programma dove cerchiamo di portare piccoli strumenti solari alle popolazioni rurali per riuscire a provvedere un minimo di energia dove l'energia non sarà possibile per molti anni alle dimensioni e capacità che noi siamo abituati. Hanno cominciato già a provvedere più di 13 milioni di persone accesso alla luce per qualche ora al giorno, e speriamo che la penetrazione continuerà fino a raggiungere circa 50 milioni di case, quindi più di 250 milioni di persone prima del 2030. Questa è un'importante, molto importante collaborazione in cui crediamo molto per le potenzialità e perché abbiamo visto quanto le persone in verità necessitano luce e quanto gli studenti per esempio necessitano luce durante la sera per riuscire a studiare. È una cosa molto importante e diamo un sacco di attenzione a questi progetti. Mi fermo qui e sarò molto contento di rispondere alle domande successivamente. Grazie a dottor Monari. Maurizio, direi adesso potremmo magari cedere la parola a una prima sessione di Q&A prima della presentazione del dottor Bardi. Volentieri. Raccogliere un paio di domande, due o tre domande, oppure cedere la parola a di volta in volta a chi può intervenire. Magari raccogliamo due o tre domande e poi vi cediamo la parola se siete d'accordo, così evitiamo troppi rimbalzi. Vabbè. Ok, allora chiedo in sala di rompere il ghiaccio, magari iniziamo con una prima domanda e poi anche delle altre. Prego, una qui alla sinistra. Si pensa un attimo. Sì, magari se vi potete presentare brevemente un istante. È acceso. Salve, sono Domenico Spinelli, fondatore e amministratore di una startup italiana. Non so dov'è la camera, se devo farmi. Ah, eccoci qui. Salve, sono Domenico Spinelli, fondatore e amministratore di una startup italiana che si occupa di smart grid. In particolare siamo focalizzati sulla filiera della mobilità. Abbiamo un paio di brevetti e competenze sul solare a concentrazione.